del suono chiaro, discreto, semplice. Ovviamente disposto al centro della piastra. La sente lungo i lati della bobina? Buongiorno detectoristi, benvenuti nel mio canale YouTube. Oggi sono qui con Luca, il mio collega di ricerche aurifere qui in Italia. Luca è un cercatore d'oro proveniente dall'Australia, oramai con radici profonde in Italia, e quindi è un fantastico esempio e soprattutto è un ottimo testimonial per un detector che andremo a trattare approfonditamente nell'arco di questo episodio. Infatti all'interno di questa playlist sul canale, come ben sapete, tratto i detector nella loro interezza, sia per quanto riguarda il metadetecting di reliquie, di oggetti pregiati, lungo spiagge, boschi. In questo caso specifico però parleremo di ricerca dell'oro, cosiddetta anche prospecting. Nell'arco del prospecting, uno degli strumenti che abbiamo incontrato di recente, diciamo anche molto performanti, è il Gold Monster 1000 della casa produttrice Minelab. Come ben sapete, su questo canale abbiamo numerose marche, abbiamo numerosi detector, non siamo di parte, anche se effettivamente un po' la Minelab su alcune cose eccelle, ma possiamo anche dirvi che anche altre marche effettivamente hanno strumenti molto performanti. Quello che però desidero fin da principio dirvi come anche piccolo disclaimer è che la Minelab è una ditta australiana con sede in Australia e fa testing, cioè poche parole, utilizza questo genere di strumenti in Australia, esatto, che è uno dei terreni più difficili da averne a che fare. Guardate solo quanto è mineralizzato questo suolo australiano che ci ha provato Luca per i test oggi qui in uno studio. La ditta ha un campo di prove, ha un parco giochi veramente molto importante e di conseguenza anche gli strumenti, a mio parere, sono performanti per quanto riguarda il prospecting. Luca, in Australia quanto hai utilizzato il Gold Monster 1000? Io lo usavo esclusivamente per trovare oro nel quarzo, perché comunque ci sono vene dappertutto in Australia, anche in Italia comunque ci sono queste vene produttive. Piastra da 5 pollici appoggiato ai 45 kHz di sensibilità, di frequenza. La Minelab ultimamente ha cambiato la configurazione, perché tempo fa usciva con due piastre, una da 10 pollici e questa qua da 5. Adesso è cambiata la configurazione, hanno tolto la piastra da 10 e hanno incluso una batteria. Quindi secondo me 45 kHz più una piastra da 5 pollici, secondo me è perfetto. Adesso vi faccio vedere il tipo di oro che trova dentro il quarzo, dimensioni che voi dite come è possibile. E invece lui li sente proprio grazie a questa combinazione di frequenza e piastra piccola. Ecco, è sempre bene affiancarsi a coloro i quali questi strumenti li hanno utilizzati veramente tante ore, ok? Perché ok che sulla scatola ci dicono tante buone, belle informazioni e ci fanno vedere come si utilizza lo strumento, però come si dice sempre, dal dire al fare c'è un mare. E in questo caso qua, per quanto riguarda gli strumenti, non è lo strumento che cerca e trova per te l'oro, ma è l'operatore che deve mettere la bobina, cioè la piastra, nel posto giusto. Esatto. Quindi per cercare l'oro ci vuole anche uno studio sui luoghi, sulle modalità di recupero dei target. Non è la macchina che materializza l'oro nel suolo. Questo penso che Luca, con tutti i chilometri che ha percorso in Australia nel bush, lo sappia bene e possa controfirmare quello che ho appena detto. Sì, ci sono, bisogna un attimino anche studiare i terreni e capire un attimino dove può nascondersi l'oro. Di solito il decimo di grammo può essere una buona soglia per una buona parte dei detector. Sotto il decimo grammo in peso di solito non li sentono facilmente. Questo bisogna già ritoccare tanto l'impostazione. Questo, senti anche questo meno, lo sente anche meno. E secondo me arriva anche a 0,01 grammi alle volte, abbiamo già visto sul campo. Sente i campioni di oro dentro il quarzo, cioè le specimen che tra poco andremo proprio a sperimentare all'interno di questo video tutorial, questa guida. Sarà un po' lunga ragazzi, però voglio che sia quanto più interessante, soprattutto per coloro i quali hanno già lo strumento o per coloro i quali vogliono investire comprando questo tipo di strumenti. Quindi ricapitolando ragazzi, poi passiamo alla parte di testing. Abbiamo uno strumento chiamato Gold Monster, ditta produttrice Minelab Australia, sì. Ricerca oro, specializzato nella ricerca oro. Solo oro. Smontato in diversi pezzi, quindi si può riporre nello zaino, rimontato e come lo vedete adesso sul tavolo. Una bella plastica resistente, molto, batteria ricaricabile, qua dentro avete tutti i vari gadget, vi rimando al video che ho fatto sull'unboxing per vedere tutti i componenti all'interno del kit. Una sola piastra, non due, ma due batterie e non solo una. Abbiamo del terreno australiano
rossiccio, ricco di ferro, definizione del terreno mineralizzato. Mamma mia. Ok, un incubo. Per quanto riguarda le specimen e i campioni di oggi che andremo a sperimentare, sono questi. Non sono nient'altro che campioni di quarzo, un minerale biancastro, caratterizzati dalla presenza di oro al proprio interno. Rapida guida utilizzo del detector. Qui abbiamo il tasto di accensione, col tasto centrale invece per quanto riguarda la discriminazione attiva, o invece disattivata, e quindi avremo la massima profondità possibile. In questo preciso istante potremo sia accenderla che spegnerla, è indifferente. Batteria, in questo caso 2 tacchi su 3, con questo tasto possiamo aumentare il volume oppure abbassarlo. Con questo tasto invece speculare possiamo aumentare la sensibilità, però rendendo il detector di fatto più instabile, o abbassare la sensibilità e di conseguenza renderlo più stabile. E questo è tutto per quanto riguarda la ricerca dell'oro con il MyLab Gold Monster, tranne qua sopra, che ci darà un'indicazione se il target è ferroso come natura oppure aurifero. Consiglio da pro, come mi diceva poco fa Luca, aumentare massima sensibilità. Qua si illuminerà questo pallino nero al centro, vedete, e significa che è una modalità di ricerca pressoché automatica per quanto riguarda la ricerca dell'oro, anche se la maggioranza comunque non lavora con questa modalità. Primo test, stiamo utilizzando uno specimen di quarzo con all'interno dell'oro, passato semplicemente sulla piastra. Lo so che non è un test molto indicativo, ma è quello più semplice e tutti potrebbero fare anche a casa. Tenete comunque conto che queste sono le condizioni migliori per quanto riguarda il campo magnetico, perché non c'è nessun tipo di terreno che possa influire, e sempre influisce negativamente in questi casi, sull'acquisizione del segnale. Per fare un test più coerente utilizzeremo anche tra poco il terreno australiano. Cambiamo specimen, utilizziamo una pepitina che arriva dall'Elvo. In questo caso specifico si tratta di un oggetto da collezione. Per essere precisi, questa pepitina pesa 0,5 decimo di grammo. Esatto. La sente anche lei bene, ci dà anche qui di nuovo riferimento che è probabilmente un target aurifero. Di nuovo siamo comunque nel punto di massima sensibilità della piastra, che sostanzialmente è dove viene la scritta MyLab. Però siamo in discriminazione. E siamo in modalità discriminazione. La sente anche con minor sensibilità. Togliendo la discriminazione cambia suono, il detector ha maggiore sensibilità. Ricordatevi che di base quando si discrimina tendenzialmente si perde in sensibilità. Certo. Per cercare oro bisogna avere sensibilità e frequenza, ok? Considerate oltretutto che stiamo lavorando con solo metà sensibilità. Del suono chiaro, discreto, semplice. Ovviamente disposto al centro della piastra. La sente lungo i lati della bobina? Negativo. Quasi niente, zero. Pressoché niente. Non riceve. Quindi è da sfruttare il fatto che il punto di massima sensibilità è al centro della piastra. Comunque questa è una pepita d'oro da 0,5 decimo di grammo. Siamo già oltremodo soddisfatti obiettivamente, perché è già oltremodo la metà del valore soglia di 0,1 decimo di grammo, valore che è sotto il quale la maggioranza dei detector non sente questo tipo di oggetti. Abbiamo anche altri specimen, voglio anche farvi un esempio con un comunissimo strap di lattina, sì, di alluminio. Andiamo un po'. Vediamo un po' cosa succede. Ebbene sì, lo sente come oro. Ma 10 centimetri. In questo caso siamo in modalità senza discriminazione. Mettiamo discriminazione. E la suona comunque come oro. Più si avvicina. Sono performanti, eccellono in alcune situazioni, però su alcune altre tipologie è normale che vi possano essere delle incertezze. Questi test sono relativamente facili, però è anche giusto farli perché comunque a casa potete farli. Ma sappiate che sono poco indicativi. Quelli veramente indicativi adesso li faremo con il terreno. Per mostrarvi che non c'è nessun tipo di segnale nel tavolo, vedete, sentite, aggiungendo solo il terreno, sente il terreno. Sente. Perché mineralizzato. Bilanciandolo, può annullarlo? Possiamo provare a mettere l'automatico, vediamo un po' se annulla. Del resto, ragazzi, è un detector VLF e queste sono le condizioni peggiori di lavorazione. Mettiamo la specimen in punta. Sul terreno. Sì, dai, ci dà un segnale che è oro però. Ho portato altro sedimento. Queste sono rocce fortemente mineralizzate italiane. Proviamo ad aggiungere in superficie lo specimen. Esatto, vai. Sì, mi dà solo l'indicatore. Mettendolo anche semplicemente in superficie, lo strumento riesce a sentirlo agevolmente. E sta indicando oro. E fino a qui diciamo che siamo soddisfatti. Quindi
Ricapitolando, primo test col terreno australiano, direi abbastanza fallimentare. Vabbè, col però terreno lì sfido qualsiasi detetto a non suonare. Veramente condizioni infime, cioè erano proprio le condizioni peggiori che potessimo trovare, ok? Per un VLF, ovviamente. Invece, per quanto riguarda appoggiare superficie con un terreno italiano fortemente mineralizzato, ricco comunque di pirite, ferro, comunque non alterato, queste sono delle rocce di bene che ho trovato, ricche in solfuri, macinate. Come vedete non sono rosse, principalmente perché non ho ancora avuto il tempo di ossidarsi, ok? Difficile questo test, Da mezzo decimo di grammo, metro a pepita, copertura che spessa mezzo centimetro, ok? Abbiamo in totale 8 cm e mezzo di terreno. E quello che si sente cos'è? È il ferro. Infatti mi sta dando solo ferro, guarda. Bene, sente il ferro del terreno probabilmente. Esatto, sì. In questo caso specifico il fatto che il terreno sia fortemente mineralizzato nasconde la presenza del target, che oltretutto probabilmente è troppo profondo. Senza il terreno la sente agevolmente, la identifica. Sente anche a 4 centimetri, quasi 5 secondo me la sente. Mettendo 8 centimetri di terreno, un centimetro rispetto al contenitore, sente il terreno. Sente il terreno, sì. Copre il target. Mettendo invece sopra il terreno australiano, impazzisce. Solo ferro. Quindi riprendiamo la nostra pepita. Yes. Gli mettiamo sopra questo contenitore. Le mettiamo sopra il terreno, ma molto meno. Ci sono circa 3 cm di distanza tra la pepita e il suolo, considerando che passi la piastra circa altri 3 cm. Quindi 6 in totale. La sente o non la sente? La sente in un'unica direzione, vedi? Questo ti fa capire che è il terreno mineralizzato. È mineralizzazione, esatto. Ok, proviamo ad aumentare il peso della pepita. Sì. Proviamo una pepita che ce n'è un po' di più ed è un po' più grande come dimensione. Questa sarà anche 2 decimi quella. Prova. Ok, qua la sente in maniera evidente. Qua la sentirebbe? Sì, perché è bidirezionale, senti. Mettendo una pepita di circa un decimo e mezzo di grammo, probabilmente ad occhio. In due direzioni vuol dire che sta sentendo lei. Lo schermo non me lo dice ancora perché non è ancora abbastanza vicino. Chiaramente, se io la ponessi in superficie su un terreno fortemente mineralizzato, sì, di nuovo la sente. Esatto. Gold Monster 1000 MyLab. Bello strumento. Bello, sì. Circa un migliaio di euro, poco di più, poco di meno, dipende dal momento in cui uno lo acquista e dove lo acquista. Uno strumento degno di nota, soprattutto per la ricerca dell'oro. L'abbiamo portato al limite dal punto di vista del terreno, certo. Fortemente mineralizzato, condizioni veramente difficili di lavoro, pepite molto piccole, oltremodo sotto la soglia media, perché se sentirà target così piccoli sentirà sicuramente target anche più grandi, ma noi non siamo per le cose semplici, siamo per portare comunque gli strumenti al limite per farvi vedere che cosa andrete ad acquistare e anche come utilizzarlo al meglio. Eccelle comunque probabilmente con i frammenti di vene aurifere, sì, nei dintorni delle antiche miniere, dispersi dai minatori durante le lavorazioni, durante il trasporto. Insomma, in quei terreni eccelle sia per la probabilità di trovare oro in superficie o comunque in prossimità di superficie. Dipende anche dalle dimensioni di quello che stai trovando, come sempre. Certo. Se una pepita magari da un grammo, magari ti fa anche 20 centimetri. È un detector VLF, costa molto meno che un pulse induction, c'è da dirlo, sì. Ok? Fa il suo, lo fa anche molto bene, a mio parere, per il prezzo che ha. Ovviamente, rispetto in alcune condizioni fortemente mineralizzate, come in Australia, in alcune condizioni diventa instabile. Comunque è una tecnologia VLF. No, un VLF non può lavorare su un terreno tipo questo. No. Anche in Australia i terreni per fortuna variano in mineralizzazione. Sì, per esempio la zona intorno a Ballarat non è così mineralizzata. Questa arriva da Talbot, che è 30 km da Ballarat, e lì il terreno è da mal di testa. Abbiamo provato oro italiano, oro australiano, terreno australiano, terreno italiano. Certo. Abbiamo coperto una vastissima gamma di situazioni per fare due chiacchiere con Luca, un prospector australiano, il quale ha utilizzato moltissimo questa macchina. Dal momento in cui Detector Shop ci ha chiesto di recensire questo strumento, di utilizzarlo, Luca subito è corso a se provare. Se si tratta di MyLab, io corro immediatamente dentro il mio studio per provarlo e portarlo al limite. Per l'unboxing vi rimando al seguente video
e in futuro utilizzeremo anche sul campo. Oggi abbiamo fatto due chiacchiere con Luca.